Vediamo passare. Quando parte, una parte di gelato. Vediamo il primo tempo. Ricordiamo, fino adesso tra i maschi il tempo migliore è stato fatto dallo junior Rossi Leonardo con 14.948. Vediamo, 15.16.095. È il primo tempo che segniamo, 16.095. Di valore, però il giro è stato per conto. È partito regolarmente il cronometro. Ecco Fabio Quadarella alla curva, all'ultima curva. Vediamo se riesce a stare sotto. 15.617. 15.617. Sicuramente uno degli atleti che può fare il tempo. Ci aspettiamo un tempo al di sotto nettamente dei 15 secondi, ma vediamo. 12, 13, 463 è un mio tempo. E non così lontano da 14.472 che è il leader. Baroni, Simone Baroni, ecco un attacco al record della pista, diciamolo chiaramente. Massimo! Parte bassissimo, molto vicino alla corda. Attenzione a questo tempo, attenzione a questo tempo. 12, 13, 14, 698, mio tempo. 14, 6, 8, 8, mio tempo per lavorare, Simone, siamo sempre più vicini al record della pista. Simone Bellinelli. Buona, Timo! Parte regolarmente. Lui è un atleta abbastanza esperto, conosce bene questa pista. Attenzione al tempo: 12, 13, 14 e 15, 7, 5, 2. E abbiamo nel gruppo Samiano Dall'Oro Filippo. Davvero Filippo, pronto, fate arrivare molto bene, sembra abbastanza veloce. Attenzione, vediamo il tempo: 13, 14, 15, 6, 7, 15, 6, 9, 7. Un altro attacco importante al miglior tempo e perderò anche al record assoluto della pista, Matteo Casarei. Siamo all'ultima curva. Alberto Salino, ci aspettiamo un giro al di sotto, ben al di sotto dei 15 secondi, vediamo. Parte di nuovo il cronometro.
Mazzari. 14 15 0 65, 15 0 65. Abbiamo Riccardo Rossi. Fino adesso sono due atleti sotto i 15 secondi con il miglior tempo Marone Simone 14 6 8 8 e poi Marco Vedon 14 8 6 3. Questi sono i due tempi da battere e abbiamo un precedente. All'ultima curva Riccardo Rossi 13 14 18, è l'ottimo tempo, è il secondo tempo 14 18. Sono indietro a Ronny Simoni ed è in vista Andrea Cremasti, detentore del record della pista 14 472. Vedremo cosa riuscirà a fare questa sera. Dai, si può fare. Vediamo un po' se ce la farà, quantomeno